Siamo qui nuovamente presso via Munsen insieme alle associazioni che si sono unite al comitato Respiriamo Aria Pulita. Le voglio ricordare: Legambiente, FIAB, ISDE, che appunto si uniscono a noi nella protesta contro questa strada che verrà edificata proprio in totale adiacenza a quello che è il giardino della scuola delle elementari Giovanni XXIII. Ecco, quale problematiche porterà questa nuova costruzione secondo voi? Noi siamo molto preoccupati perché transiteranno da questa strada molti camion, molte macchine che oggi seguono un percorso diverso e quindi ci sarà un nuovo attraversamento che i bambini dovranno fare per recarsi a scuola, oltre naturalmente il tema dell'impatto degli odori, dello smog in generale. Sì, noi riteniamo che questa strada sia contraria ai principi contenuti nel PUMS. Qui nel PUMS si parla di zone di quiete intorno alle scuole, si parla di favorire la pedonalizzazione e l'andare a scuola in autonomia in bicicletta. Tutto questo va contro, oltre a quello che diceva prima Chiara, quei problemi che ci saranno di traffico, di inquinamento, eccetera, eccetera. Una possibile soluzione quale potrebbe essere secondo voi? Ma noi non siamo i tecnici delegati a fare questi lavori. Immagino che Conad andrà avanti col suo supermercato, col suo centro commerciale. Forse spostare tutto verso la via Emilia potrebbe essere un palliativo anche per non dividere quest'area servizi in due, che potrebbe essere anche un'area verde a servizio della scuola e del quartiere. No, chiaramente l'appello è quello di ripensare a quello che si sta facendo, perché la posizione della strada è chiaramente molto vicina alle scuole, ci sono tutti i dubbi relativi agli impatti che questo può avere sia in termini di rumore che in termini di emissioni di sostanze inquinanti da parte del traffico che inevitabilmente si sposterà lungo questo tracciato. E chiaramente auspichiamo che anche il privato, non solo il comune, insomma, possano rivedere quello che hanno deciso, sperabilmente, chiaramente nell'ottica di migliorare il più possibile la qualità della vita, diciamo, degli studenti che si trovano qui 5 giorni a settimana. La situazione è che da poco sono usciti degli studi che dimostrano come il particolato e le polveri sottili che derivano soprattutto dal traffico facciano molto male, e Modena si trova già fra le peggiori città dell'Europa, perché è stato fatto uno studio su Lancet, che è un'autorevole rivista inglese, dove nelle prime 100 città europee con la peggiore aria figura Modena. Quindi secondo me, secondo noi, tutta l'associazione, qualsiasi peggioramento della situazione di Modena, come per esempio costruire una nuova strada di fianco a una scuola, non è accettabile. E soprattutto non si possono chiedere ai cittadini degli sforzi tipo portare i bambini in bici, fare i pedibus e poi dopo fare come amministrazione il contrario di quello che si chiede al privato.